Domani sera andiamo tutti alla festa? Te da quando mi piacciono le feste, scusa? Quando mi piace l'estate. Bagnetta! Benvenuta nella mia nuova casa. Rimane a dormire. Decisa come il male. Buono. Più sentito? No, non ci sentiamo da quest'inverno. Bello. Oh, bello! Allora, lei è Lola e lei è Summer. Io me ne fotto degli altri. Vedi, devo far casino, eh? No, quale casino? Resta qui. Ancora un minuto. Ciao ragazzi, ciao appunto, ciao Coco, ciao Giovanni, ciao. È un piacere trovarvi in questa seconda stagione di Summertime, che forse di più rispetto alla prima è la stagione delle scelte nell'ambito dell'amore, dell'amicizia e della carriera. E fare una scelta vuol dire portare avanti la propria verità e, come vediamo nei nuovi episodi, fa un gran casino. Ecco, voi come i vostri personaggi portate avanti le vostre scelte nonostante le vostre decisioni possano far... possono ferire qualcuno? Il tentativo è sempre quello di cercare di fare i meno danni possibili e non ferire nessuno, però chiaro che è un effetto collaterale di scegliere qualcosa, prendere una decisione per te stesso che magari qualche persona vicino a te ne risenta. Io provo a evitare che succeda questo nella mia vita e finora ci sono riuscito anche abbastanza bene. Quindi sì, hai ragione, ma io cerco sempre di evitare i danni dati dalle mie scelte. Sono d'accordo con Giovanni, nel senso che poi fa anche parte della crescita, no? Quella di fare scelte. E spesso ci ritroviamo in situazioni in cui facciamo delle scelte che comportano anche un ferire o far star male le persone a cui vogliamo bene. E a me è capitato, crescendo, di fare queste scelte, magari di ferire qualcuno. Non sono stata così brava, come dire, riuscire a prendere le misure. E lo vediamo molto anche nei personaggi di questa seconda stagione, che, come dire, hanno questa crescita a livello personale rispetto all'anno scorso, la prima stagione, quando li abbiamo visti inizialmente. E proprio perché stanno entrando in questo percorso di crescita, diventare un po' più adulti e lasciarsi un po' alle spalle i problemi adolescenziali, nonostante, come dire, ritornino sempre. E li vediamo soprattutto nei protagonisti, ma anche nei personaggi nuovi o comunque nei personaggi più adulti. Nei genitori o comunque sì, personaggi che come dire, quella fase adolescenziale l'hanno superata, ma che, come dire, dimostrano al pubblico che crescere è sempre difficile e anche da adulti è difficile prendere delle scelte. Nella seconda stagione vediamo questa commissione di generi musicali, no? Come ho detto, si passa da Nada agli Psicologi, da Ariete a Mina e Goma Cose. Ecco, anche voi spaziate non solo nella musica ma anche nel cinema e nelle serie, tra il vecchio e il nuovo? Sì, guarda, io molto più nel cinema che nella musica, senza togliere nulla ovviamente dei mostri sacri che non voglio neanche andare a toccare. E comunque nel cinema credo che sia molto importante anche per il lavoro che faccio. Poi a me piace molto guardare film e non è mai detto che se qualcosa è nuovo sia meglio, cioè, ma questo penso che sia di opinione comune. Quindi sì, spazio molto più nel cinema che nella musica, ma anche nella musica. Grazie. Concordo pienamente. Io forse, come dire, spazio un po' di più nell'ambito musicale perché, come dire, il mondo del cinema lo sto scoprendo, diciamo, adesso con questo lavoro qua, ma comunque da piccola sì, anch'io ho guardato grandi classici e tuttora guardare anche magari film nuovi o i progetti più recenti fa sempre comodo e sempre utile, proprio perché serve noi come attori. E nell'ambito musicale tantissimo, sono cresciuta ascoltando comunque hip hop old school, quindi ho sempre vissuto un po' questa realtà, ma allo stesso tempo mi piace molto ascoltare
musica un po' più moderna e spaziare dal genere hip hop a quello rock con i Led Zeppelin, cose del genere, e penso che un punto di forza nella serie proprio sia questa contrapposizione tra queste canzoni che fanno parte del cantautoriato italiano e che sono storiche, e allo stesso tempo mettere qualcosa di più moderno, qualcosa che riprende un po' più i giovani di adesso, e quindi penso che sia figa questa, questo mix, ecco, di nuovo e vecchio. Poi sta tutta la vita dentro il box, entra in gara.